Come avete visto, anche il break è stato ideato per un'attinenza scientifica alla tematica di oggi. Era tutto a base di frutta, tutto a base per i prodotti bio, prodotti per celiaci. Noi andiamo alla quarta question, il dove. Spero che questo modo di condurre questo convegno sia di vostro gradimento, anche perché diventa molto discorsivo. Io gradirei anche da parte della platea se avesse un dove o un perché, magari lo ponesse alla fine di tutto questo ai relatori, perché dobbiamo uscire di qua sicuramente non appagati in pieno su quello che riguarda la nutrizione, perché non potrebbe essere che in mezza giornata fossimo capaci di dire tutto, ma sicuramente avremmo corretto tanti errori e pensieri che avevamo prima di entrare in questa sala per quello che riguarda la dieta, la nutrizione, gli alimenti e magari qualche concetto sbagliato anche che avevamo sulle medicine non convenzionali, che magari ancora non sono scientificamente, non hanno una base scientifica, ma dal nostro punto di vista, dal nostro punto di vista tradizionale. Comunque, il primo dove è un dove molto prettamente scientifico, perché noi abbiamo parlato di comportamento, abbiamo parlato di comportamento errato, comportamento giusto, però non abbiamo parlato di dove si trova il sistema di regolazione del comportamento alimentare. Allora, riprendiamo quindi dal concetto da dove, dal perché mangiamo. Ormai abbiamo detto ampiamente comunque che è necessario acquisire una nutrizione consapevole. E quindi perché mangiamo? Abbiamo diversi aspetti di questa domanda. Abbiamo un aspetto fisiologico, quindi perché il nostro organismo ci richiede i nutrienti, ci richiede di essere nutrito, e l'aspetto edonistico, quindi ovviamente il piatto non deve essere triste quando diciamo ci mangiamo il petto di pollo arrostito con l'insalatina. Ovviamente dobbiamo avere sia il piacere visivo, ma anche il piacere, il senso del gusto. Quindi l'appetito e quindi il desiderio di assumere un particolare cibo, non sempre connesso ovviamente a un reale bisogno. Quindi la ingestione si accompagna alla sensazione di piacere. La fame invece è la sensazione che spinge proprio l'individuo ad andare a ricercare il cibo e quindi a ingerire senza alcuna predilezione. È solitamente accompagnata anche alla sensazione di sofferenza e malessere, quelle che avevamo un poco prima insomma del break. La sazietà invece a che cosa è legata? È legata al pasto e fa riferimento quindi a due distinti momenti. La fase precoce, che quindi termina nel momento in cui abbiamo finito di pranzare, di mangiare, è dovuto essenzialmente quindi alla quantità di cibo che noi abbiamo ingerito, oppure una fase tardiva, cioè caratterizzata dall'assenza di fame. Quindi, dove si trova il sistema che va a regolare il nostro comportamento alimentare? Quindi come ci rapportiamo in confronto al piatto? L'ipotalamo ha un ruolo centrale nella nostra regolazione dell'assunzione di cibo, quindi la modulazione della fame e della sazietà partecipano con funzioni biologiche diverse numerosi nuclei ipotalamici, quindi spesso all'interno dello stesso nucleo ipotalamico, quindi a livello del sistema nervoso centrale, coesistono più popolazioni di neuroni che ci fanno regolare l'assunzione di cibo, altri stimolanti oppure inibenti l'appetito. Quindi a livello ipotalamico che cosa abbiamo? Il complesso network che unisce tutte le strutture nervose ed evidenzia quindi che vi sono zone situate al di fuori dell'ipotalamo che hanno anche un ruolo specifico. Quindi nel momento in cui noi ingeriamo il pasto abbiamo il rilascio di numerosi ormoni, di numerosi neuropeptidi in questo caso, che vanno ad agire a livello centrale e quindi ci dicono sì, ok, continua a mangiare, no, ok, basta così, sei a posto. A volte non funzionano però. Le varie popolazioni neuronali quindi coinvolte nella modulazione della fame e della sazietà utilizzano appunto questi vari neuromediatori, serotonina, dopamina, adrenalina e altri neuropeptidi. A livello dell'ipotalamico abbiamo due nuclei, il ventromediale e il laterale. Il ventromediale agisce sul centro della sazietà e il laterale invece sul senso della fame. Quindi le strutture nervose a livello centrale che cosa fanno? Ricevono gli impulsi dalla periferia, quindi è la fase postprandiale, nel momento in cui noi stiamo digerendo il pasto, sotto forma quindi di stimoli nervosi per via del nervo vago, sotto forma di stimoli metabolici ed endocrini che informano il nostro sistema centrale dello stato nutrizionale attuale dell'organismo. Quindi tutte le strutture ipotalamiche, dai nuclei della base e dal tronco encefalico, sono connesse con il comportamento alimentare. Può essere quindi considerato un grande sistema per la ricezione
e l'elaborazione di informazioni sul nostro stato nutrizionale, in base alle quali quindi andiamo a modulare l'assunzione di cibo. I sensi sono anche importanti perché sono coinvolti nel momento del pasto e sono appunto il contatto con il cibo, il gusto, quando già il gusto, comunque l'odore, quando già sentiamo l'odore di cibo, il cucinato, ci viene già l'acquolina in bocca, la vista, le caratteristiche tattili e la palatabilità. E quindi tutte queste cose messe insieme tendono a ad essere delle risposte encefaliche che quindi tendono ancora una volta ad influire sul nostro comportamento alimentare. Anche il colore, il profumo, la consistenza e la tessitura della materia alimentare possono rendere il cibo più o meno appetibile sia agli occhi che al palato. Grazie. Grazie, almeno siamo più rilassati sapendo che il nostro comportamento è una cosa fisiologica, non è impulsiva. Comunque, poi alla fine, visto che parliamo di base scientifica, di sanità, alla base dei concetti della sanità è la prevenzione. Quindi io mi domando dove l'alimentazione è il pilastro della prevenzione primaria. Sicuramente mangiare bene e, come abbiamo detto finora, tutte, sia io che le altre dottoresse, quindi è sinonimo anche di prevenzione. Perché? Perché mangiando correttamente si prevengono delle malattie, quindi si promuove a questo punto lo stato di benessere. La dieta bilanciata quindi ha degli effetti positivi sulla salute e si è visto che tra le prime cause di morte e inabilità nel mondo troviamo patologie legate all'alimentazione scorretta. Allora, partiamo da questo concetto. Cosa vuol dire prevenire? Allora, prevenire significa appunto individuare i fattori di rischio che possono generare l'insorgenza della malattia e la loro riduzione e eliminazione, si attua attraverso educazione sanitaria e una corretta informazione. Mi soffermerei qui. Allora, per quanto riguarda l'aspetto alimentare, questa informazione non c'è. Bisognerebbe partire sin dalle prime fasce dell'età, quindi l'adolescenza, già nelle scuole. Le scuole dovrebbero appunto imparare, educare il bambino a mangiare bene. Io dico sempre questo, che se un bambino oggi mangia male non è colpa dell'adulto, ma sicuramente dai genitori o con chi il bambino sta per la maggior parte nell'arco della giornata. Bisogna iniziare proprio sin da piccole, educare un bambino a mangiare bene, perché questo lo porterà a seguire una dieta equilibrata e sana. Perché quindi bisogna prevenire? Bisogna prevenire sicuramente per raggiungere quel benessere psicofisico e prevenire queste patologie degenerative, quali i tumori, le malattie ischemiche, il diabete, l'artrosi, l'osteoporosi, la litiasi biliare e così via. Si è visto da molti appunto in uno studio condotto in America che il 30% dei tumori è direttamente riconducibile all'alimentazione. Allora, perché? Perché oggi non si dà tanto, dobbiamo capire che quando noi introduciamo un alimento non è importante la quantità di quell'alimento che noi assumiamo, ma è importante la qualità di quell'alimento. Allora vi faccio un esempio. Allora, siamo abituati a mangiare tanti, quando si dice che uno è a dieta, va a consumare chili di frutta durante la giornata. Allora, in quel caso, quindi puntiamo su che cosa? Tutti siamo convinti la frutta fa dimagrire e il resto. Allora partiamo dal concetto che nessun alimento di per sé fa dimagrire. Bisogna capire quanto ne assumiamo e come lo assumiamo, cioè come viene distribuito nell'arco della giornata quell'alimento. A questo quindi mi riaggancio che la qualità dell'alimento è fondamentale e dobbiamo cercare di distribuirlo al meglio nell'arco della giornata. Come? Allora, partendo bene dalla mattina, si dice che bisogna fare una colazione da re, pranzo da principe e cena da povero. Perché secondo voi? Qualcuno che risponda. Forse l'hanno già sentita. Esatto. Allora, ma come ha visto, allora si può, qui da noi si, la cena invece è il pasto da ricco, perché è il momento in cui la famiglia si ritrova e si va poi ad ingrassare. Allora, perché
allora, dobbiamo cercare di partire dalla radice del problema. Io sono di questo parere, cercando di cambiare piano piano queste abitudini alimentari. Allora, come? Iniziando con la scelta degli alimenti. Quindi io non sono contro, e non dico mai contro, gli alimenti grassi, contro i fritti, ma iniziare a capire come e quando mangiarli nell'arco della giornata. Quindi distribuendo quegli alimenti che ho detto prima, dei 7 gruppi alimentari, così frazionati, per una quantità proteica del 15%, dei carboidrati, quindi questi 15% che possono essere aumentate nel caso di un'alimentazione per uno sportivo o ridotte nel caso di un paziente con un'insufficienza renale. Dei carboidrati, quindi il 60% che possono essere aumentati quando siamo in un soggetto malnutrito, quindi intendo in pazienti anoressici che devono prendere peso, o invece ridotto nei soggetti diabetici. Poi i lipidi, il 25%, che possono essere aumentati o ridotti in base al paziente che ci troviamo di fronte. Allora, ripartendo l'alimentazione in questo modo, con la base gli alimenti tipici della dieta mediterranea, noi possiamo prevenire tutte le patologie che ho prima elencato. Quindi, e voglio ribadire soltanto il concetto che per prevenire, oggi la prevenzione a livello alimentare è fondamentale, perché il 70% delle patologie dipendono da quello che mettiamo in bocca. È importante quindi non la quantità ma la qualità dell'alimento. Ribadisco questo perché oggi non si bada più a cosa si mette in bocca. Grazie. Lei, dottoressa Iari, ha toccato tanti punti che stanno a cuore a me, ma stanno a cuore penso a tanti di noi, quelli della la nutrizione dei bambini e degli adolescenti, in un'epoca dove lo stereotipo è quello della fisicità, dove tutti sono legati alla fisicità, quindi essere magri, belli, e dove su internet si attaccano questi adolescenti con sei cicciona, sei qua, sei là, e quindi si arriva anche purtroppo al suicidio. Sì, no, esattamente. Alle frustrazioni. Allora, questo, quindi una prevenzione nelle scuole, penso sia... La prevenzione è fondamentale, ma soprattutto non nelle scuole. Io dico che bisogna cercare, quando uno inizia un percorso alimentare corretto e ci si affida a una, come me, o un nutrizionista o un dietologo, devono iniziare a mangiare bene tutta la famiglia, perché deve essere un... cioè, non è un percorso per quel determinato periodo per raggiungere quel peso prefissato, ma deve essere uno impara a mangiare bene per sempre. Cioè, e oggi c'è questo concetto che è sbagliato, e riprendo l'affermazione che ho fatto prima: dieta non è fare la fame, dieta appunto è imparare a mangiare bene e correttamente. Ben ci sta il dolce, ben ci sta anche il cornetto, ma capire quando è bene mangiarlo, tra le 24 ore. La ringrazio. Quindi educazione alla base di tutto, in una società dove l'educazione sembra ormai appartenere al passato, ma quello che non appartiene al passato è i problemi psicologici legati alla malnutrizione, a questo tipo di diete copiate su internet o passate per fotocopia, quando invece sono personalizzate. E quindi dove intervenire con la terapia psicologica? Quindi dove andiamo a intervenire? Abbiamo accennato precedentemente della valutazione erronea che spesso i pazienti con disturbo della condotta alimentare hanno su se stessi, ma anche su altri aspetti della vita quotidiana. Intanto, per potersi occupare dei disturbi alimentari bisogna avere una buona conoscenza di quest'ultimi, quindi conoscere la psicopatologia che sta alla base, il concetto di prospettiva transdiagnostica e avere personalmente un orientamento che sia validato scientificamente. Uno dei più utilizzati con cui sono ottenuti maggiori risultati è sicuramente l'orientamento cognitivo-comportamentale. Qual è la psicopatologia centrale specifica che sta alla base dei disturbi della condotta alimentare? È l'eccessiva valutazione che il paziente ha rispetto al peso, alla propria forma del corpo e al controllo dell'alimentazione. Cosa significa? Che giudica se stesso e le proprie capacità soltanto rispetto a questo fattore. Per questo si autostabiliscono delle regole rigide e ferree rispetto alla dieta. La mia capacità, la mia abilità
la misuro in base a quanto riesco a rispettare quella regola. Nel momento in cui non ce la faccio, allora mi punisco. Che significa? Diminuisce la mia autostima, adotto dei comportamenti di compenso, perché poi si attiva una forte componente ansiosa, e ho dei sensi di colpa. Sono incapace perché non sono riuscita a rispettare quella regola, non sono riuscita a rispettare la dieta ferrea. Questo, diciamo, poi entra all'interno di un circolo, di un loop, di un circolo vizioso. Vedo che ci sono degli effetti negativi, però siccome riesco a valutarmi soltanto rispetto al dominio del peso, del controllo della forma corporea, non riesco ad uscirne e quindi continuo ad adottare sempre gli stessi comportamenti. Perché è disfunzionale questo schema di autovalutazione? Perché è rischioso valutarsi rispetto a un solo dominio. Normalmente valuto me stesso non soltanto rispetto al mio peso corporeo, mi valuto rispetto alle mie competenze lavorative, rispetto alla mia cultura, rispetto alla mia capacità di relazionarmi con gli altri, rispetto a diversi ambiti e ai miei interessi. Non conduce mai al successo. Queste persone soffrono molto. Vivere con un disturbo alimentare è molto stressante dal punto di vista emotivo e inoltre marginalizza tutti gli altri aspetti della vita. L'unica cosa importante per i pazienti con disturbo alimentare è il peso e il fatto di seguire la dieta e le regole fisse che loro stessi si impongono. Infatti, per vederlo graficamente, una persona senza disturbo alimentare, come rappresentato nel grafico a torta, si valuta rispetto al peso, dà importanza alla famiglia, alle relazioni extrafamiliari, quindi con gli amici, allo sport, agli hobby, eccetera. Una persona con disturbo alimentare, invece, ha come aspetto predominante l'alimentazione, la valutazione della forma corporea e del peso. È su questo che il terapeuta, in collaborazione con il paziente ovviamente, va a lavorare. L'aspetto della comunicazione, della collaborazione è centrale. Sia il terapeuta che il paziente assumono un ruolo attivo. Entrambi hanno un obiettivo comune, quello di riuscire a andare oltre il problema, quindi andare a valutare qual è il conflitto che porta il paziente ad adottare determinati tipi di comportamenti e lavorare su quest'ultimo. Dove interviene il terapeuta? Deve riuscire a far capire al paziente che ci sono altri aspetti per valutare se stesso e che ciò che conta non è soltanto il peso e la forma corporea. Come accennava la dottoressa Laurendi, oggi, soprattutto con internet, i post pubblicati su Facebook, su Instagram, c'è molta propaganda rispetto al fatto di avere un corpo perfetto, rispetto al fitness, alle diete da seguire. Però una delle strategie che vengono utilizzate con pazienti di questo tipo è fare il check-up del corpo anche guardandosi allo specchio, cioè fargli capire che anche l'immagine riflessa allo specchio non è oggettiva al 100%, dipende anche dalla luce, dalla posizione in cui ci mettiamo, così come vengono educati a capire che non tutte le foto che vengono pubblicate su Facebook o su Instagram sono delle foto reali, cioè ci sono tanti programmi di fotoritocco, quindi è opportuno che conoscano anche queste cose. La formulazione è una formulazione transagnostica. Questo qua, in questo diagramma viene rappresentato il circolo, il loop, quindi c'è un'eccessiva valutazione del peso, questo mi porta a seguire una dieta ferrea. Quando non riesco a seguire le regole che mi sono autoimposto, nel caso del basso peso è il circolo dell'anoressia, ho sintomi di malnutrizione e tutte le conseguenze. Nel caso della buffata è quello della bulimia, quindi adotto poi dei comportamenti di compenso. Eventi singoli ed emozioni influiscono sempre in questo circolo vizioso. Gli obiettivi sono quindi correggere i meccanismi che mantengono la psicopatologia e assicurarsi che questi cambiamenti siano duraturi. Le strategie sono diverse che si possono adottare. Il principio base è quello del less is more. Poco è meglio. È inutile adottare tante strategie e non arrivare a concludere nulla. È meglio adottarne poche, specifiche per la tipologia di paziente, perché il trattamento è sempre individualizzato, però che siano poi effettivamente efficaci. Una strategia che viene utilizzata sempre è quella del monitoraggio dell'alimentazione. Questo è un esempio. Cioè il paziente deve giornalmente
segnare su questa scheda l'orario in cui mangia, i tipi di alimenti assunti, sia liquidi che solidi, il luogo è importante sia perché ci fa capire l'abitudine alimentare, ma ci può dare delle informazioni anche rispetto ad eventuali conflitti familiari. Se un paziente non mangia in cucina ma mangia nascosto in camera, sicuramente ci sarà qualcosa da indagare. Dove c'è scritto VLDE sono i comportamenti di compenso, quindi se attua per esempio il vomito, l'uso di lassativi, esercizio fisico, e deve essere segnalato, ma ciò che più ci interessa sono i commenti, quindi i pensieri che ogni paziente fa rispetto a ciò che ha mangiato, rispetto al controllo del peso, se lo effettua, e le emozioni che lega a quest'ultima. Quindi è questo per rispondere alla domanda su dove interviene il terapeuta, in particolare lo psicologo, ci soffermiamo soprattutto su pensieri e emozioni legati al peso e alla forma corporea, e quindi sul lavorare su questo schema disfunzionale di valutazione che il paziente ha di sé. Ovviamente quando si prende in carico un paziente con disturbo alimentare, lo ricordo sempre anche se è già stato detto, si parla sempre di un lavoro di equipe. Il paziente non viene preso in carico soltanto dallo psicologo o soltanto dal dietista, mi viene preso in carico da diverse figure che poi collaborano e comunicano tra loro. Grazie. Quindi alla fine viva sempre l'educazione alimentare, perché se ci fosse quella alla base non avremmo forse nessun tipo di problema, almeno da questo punto di vista. Ma coloro i quali invece sono impossibilitati a nutrirsi in maniera tradizionale, dove noi interveniamo con la nutrizione artificiale, però dove sono soprattutto gli errori comuni? Magari parliamo anche del test dell'acqua. Allora, andiamo ad indagare quindi dove possiamo trovare gli errori più comuni. Allora, intanto vorrei un attimo parlare in generale dei problemi che si hanno soprattutto in ambito sanitario, quindi non solo dei problemi relativi alla persona intesa appunto come persona comune, ma relativi alla persona intesa come paziente. Allora, innanzitutto bisogna sapere perché e a chi è rivolta la nutrizione artificiale o comunque la nutrizione in ambito ospedaliero, perché capirne lo scopo aiuta ad evitare tutti quegli errori, sia essi di impostazione che di realizzazione per il supporto appunto nutrizionale, ma soprattutto è necessario che si seguano delle linee guida, perché noi non possiamo alzarci la mattina e poter dire questo paziente ha bisogno di questo apporto calorico seguendo questi protocolli. Assolutamente no, noi dobbiamo prendere in carico un paziente, renderci conto di tutte quelle che sono le sfere emozionali, fisiche e quant'altro, e quindi seguire appunto delle linee guida. L'indicazione della nutrizione artificiale, come ho detto prima, scaturisce da un processo logico scientifico, quindi che ha delle basi, che identifica il paziente come malnutrito o a rischio di malnutrizione e riconosce che la nutrizione artificiale può migliorare il suo stato nutrizionale, e quindi fa sì che la terapia sia efficace, che il decorso e la prognosi della malattia abbiano dei buoni risultati, e ovviamente andando sempre a ricercare le possibili complicanze in modo da prevenirle. Quindi il problema si pone nel momento in cui noi attuiamo una nutrizione senza sapere perché lo stiamo facendo e senza sapere il soggetto che ci troviamo di fronte. Un altro problema potrebbe essere quello di adattare un intervento alle reali esigenze del malato. Abbiamo detto che appunto ogni dieta è soggettiva, e quindi anche per quanto riguarda la nutrizione artificiale io non posso destinare a tutti i pazienti la stessa nutrizione, ma ovviamente e né fare delle nutrizioni che siano particolari o utilizzare chissà quali protocolli o quali linee guida, ma semplicemente bisogna individuare il paziente e far sì di soddisfare le specifiche esigenze di ognuno, ovviamente con metodo e competenza sia per i casi più difficili che per quelli comuni. Un altro problema potrebbe essere quello della non collaborazione. Come abbiamo detto sinora, e ci tengo molto a sottolineare, è quello della cooperazione, del coordinamento e della collaborazione, perché nella sanità bisogna collaborare, il primariato non deve esistere, io non so più di te, tu non sei più di me,
ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa quello che deve fare, ha delle competenze specifiche, deve metterle in alto per la salute e una buona qualità, appunto in questo caso della nutrizione del paziente. Diceva la dottoressa Lorendi. Io ponevo una domanda, porre una domanda, visto che l'argomento mi interessa particolarmente, sulla disfagia. Sì, questo è un altro problema comune, infatti stavo giusto per parlarne. E la disfagia è un altro dei problemi in cui noi possiamo incorrere. Allora, innanzitutto, nel momento in cui ci troviamo davanti a un paziente disfagico, dobbiamo valutare il suo livello di coscienza, la disfonia, la tosse volontaria, la fuoriuscita involontaria di saliva e la simmetria nella sensibilità dei movimenti del volto. Ovviamente il rischio di disfagia è la presenza di uno o di più elementi che appunto vi ho elencato. Il paziente sembra malnutrito e disidratato, quindi parliamo sempre appunto di malnutrizione. Il paziente fa fatica a restare sveglio o comunque concentrato. Il paziente non ha appetito e rifiuta di mangiare. E infine il paziente fa fatica ad articolare le parole. Quindi sono dei segni visibili, semplici a tutti. Vediamo qui lo screening della disfagia, ho fatto un piccolo elenco in cui vediamo il paziente è in grado di stare seduto e di mantenere la posizione per almeno 15 minuti, sì o no? Una volta che noi seguiamo questo schema, realmente molto semplice, potremo arrivare a capire e a valutare il grado di disfagia del paziente e la presenza o meno di un rischio di malnutrizione. Allora, la valutazione della disfagia si fa attraverso un test molto semplice che è il Trios Water Swallow Test. In poche parole si chiama il test dell'acqua. Riduciamolo. Allora, si fa stare il paziente seduto in posizione comoda ed eretta e si richiede di bere senza interruzione 3 sorsi d'acqua da un bicchiere. Si valuta la presenza di segni di disfagia nel momento in cui si ha la tosse, fino a dopo un minuto della deglutizione, un gorgoglio e dei cambiamenti di voce. È necessario ovviamente far sedere, come abbiamo detto, l'ospite in posizione eretta, il mento retratto, bisogna che ci sia un ambiente tranquillo e far bere appunto 10 ml di acqua per 3 volte consecutive. Bisogna sempre stare attenti e verificare l'avvenuta deglutizione e attendere qualche secondo in caso vi sia la comparsa di tosse e far parlare la persona per capire appunto se ha questa voce gorgogliante o meno. Ovviamente bisogna sospendere immediatamente il test se vi si presenta qualsiasi difficoltà alla deglutizione. L'esito del test, ovviamente, per classificare questa disfagia potrà avere diversi risultati, che è assente se vi è una corretta deglutizione, lieve se la voce è gorgogliante dopo la deglutizione di acqua, moderata quando vi è sia la voce gorgogliante che la tosse e grave quando vi è una tosse severa alla deglutizione dei liquidi e dei solidi. È un problema di cui parliamo perché effettivamente molto spesso sembra semplice, però in realtà non è così, perché nutrire un paziente disfagico è realmente difficoltoso, è riuscire quelli che sono i reparti di degenza un po' più complicati, è anche difficile capire se realmente il paziente ha una determinata patologia o semplicemente se è disfagico. Ok, ci siamo. Sono essere esaustiva, qualsiasi domanda sarò lieta di rispondere. Magari le domande ci sarà tempo okay. Pure alla fine. Va bene. Quello che mi ha colpito è quello che lei diceva sul fatto che uno non sa nulla tutti insieme, quindi sottilmente le ha citato quello che è l'equipe multidisciplinare che sta intorno a un paziente. Per me è tutto relativo a un calcolo matematico, perché è semplice, un gioco di squadra divide i compiti ma moltiplica il successo, e il successo è quando noi curiamo il paziente, penso che siete d'accordo. Adesso tocca al dove intervenire con l'Ayurveda. Grazie. Allora, dove utilizzare l'Ayurveda? Nel quotidiano. Nel quotidiano, a me piace dire che possiamo utilizzarla nel quotidiano perché
almeno per quanto mi riguarda, io la utilizzo nel quotidiano, sempre prendendo le chiavi di lettura che mi possono aiutare. E allora, io volevo evidenziare intanto, perché in base a delle domande che ho avuto prima da alcuni di voi durante la pausa, molto probabilmente non ho sottolineato due elementi importanti. Quello, cioè, della propria costituzione significa che infatti quando io ho parlato prima dell'acqua non volevo dire che l'acqua risolve tutti i problemi, questo è da sottolineare, però fondamentalmente capire qual è la propria natura mi aiuta per capire quale alimento mi può diventare medicina, perché secondo, vi ricordo, la Ayurveda, il cibo è medicina. Quindi io mangio con consapevolezza proprio perché non mangio per mangiare o per riempire lo stomaco, ma perché diventa proprio una medicina che aiuta con le sue, cioè con le proprietà degli alimenti, aiuta a stare bene. E l'elemento che volevo un po' sottolineare era quello delle costituzioni. Le costituzioni, giustamente qualcuno mi ha fatto notare, sì, ma tu hai parlato solo del vata, cioè dell'aria. E se io invece fossi un tipo molto pesante, che non mi piace il movimento, che tendo alla sonnolenza dopo mangiato, che magari ho qualche problema di circolazione o di non voler, mi piacciono molto i piatti grassi, elaborati, eccetera. Bene, questo rientra in uno dei tipi della costituzione di cui si parla nell'Ayurveda, che è il tipo kapha. E quindi è dominato più dall'elemento terra, i famosi elementi di cui parlavamo prima, i cinque elementi. Quindi se io ho molto aria nel corpo sono un tipo vata, no? E avrò quindi una serie di problematiche anche a livello di salute, e quindi devo capire come poter diminuire quest'aria nel corpo. Se sono un soggetto legato più elemento terra, avrò appunto quello di cui vi dicevo prima, molta più pesantezza, sonnolenza, non ho voglia di muovermi, mi piacciono le pantofole da stare davanti al televisore, oppure mangio i cibi, amo i cibi elaborati. E quindi anche lì devo capire come diminuire questo elemento e aumentare gli altri, no? E l'ultimo è quello del Pitta, che si chiama Pitta, che rappresenta il fuoco. Quindi ci sono alcune persone che ad esempio fondamentalmente sono iperattive, che vogliono sempre saper gestire, riuscire a gestire tutte le condizioni, ad essere supervisori, perfettini, no? E che hanno problemi magari di acidità, di situazione di infiammazione spesso articolare, proprio perché sono legati più alle elemento fuoco. Anche lì, cosa faccio nel mio quotidiano se mi accorgo che, cioè dopo aver scoperto la propria costituzione, che tra l'altro i medici ayurvedici lo fanno anche con, come lo facciamo anche noi occidentali, prendendo un semplice test, magari valido come quello della PUCCA, e uno rispondendo ad alcune domande lì emerge il tipo di costituzione che si è, e da lì incomincia veramente una chiave di lettura, cioè ecco perché io tendo ad avere bruciori di stomaco, ecco perché mi infastidisco, o alcune persone si infastidiscono del mio modo di essere troppo predominante, di voler avere le situazioni sotto controllo, essere perfetto, eccetera. Quindi già questa lettura dà tante chiavi appunto per poi agire nel quotidiano. Per ritornare invece al nutrimento, la nutrizione come alimentazione, come cibo, è da sottolineare che lì si entra nello specifico in base alla propria costituzione, appunto, io devo capire come diminuire il mio elemento predominante. E di nuovo, se io lì in genere la Ayurveda dà delle indicazioni per quanto riguarda alcune situazioni, un po' delle linee guida, come ad esempio l'importanza di fare una buona colazione, di inserire nel proprio alimento tutti gli alimenti che sono composti di 6 sapori, che li chiama Dhatu secondo lo yoga, secondo il Rasa, secondo la Ayurveda, che sono il dolce, l'acido,
il salato, piccante, amaro e astringente. Questo cosa significa? Che secondo la Ayurveda, noi nel nostro alimento quotidiano, nella nostra alimentazione quotidiana, dobbiamo ingerire tutte e sei le componenti, proprio perché vanno a creare una condizione di equilibrio di tutto il nostro. Devo chiudere? Ok, sì, ok. Grazie. Prima di chiudere devo farle una domanda, se mi può ripetere che cos'è il tipo kafa? Il tipo kafa, quali sono le caratteristiche? Ecco, sono praticamente che ama molto la sedentarietà, quindi non andrà di sicuro facilmente in palestra o fare la corsa. Ecco, per un kafa è già qualcosa che gli costa fatica. Ecco, non ama quindi ciò che è legato col movimento. Ama ad esempio magari stare ore davanti al computer, stare ore davanti magari al televisore e non farsi una passeggiata. Poi il kafa è quello che tende ad avere la pressione alta, poi in seguito purtroppo chi è kafa tende ad avere problemi di tumore o problemi di cuore. E soprattutto è legato con la parte, lo so, no, ci sono le malattie. Vabbè, la mia domanda non è che era fatta a caso, perché ho preso coscienza e conoscenza che sono un kafa. Bene. E quindi questa mazia permettendo. No, quindi... ma questo è un punto di partenza, quindi per capire. Quindi la ringrazio non di tutto quello che ha detto, di qualcosa. E questa era una domanda fatta a caso, proprio perché oggi ho preso questa coscienza e me ne farò una ragione, però. Questo mi porta a un perché, spero che questo perché mi dia soddisfazione, cioè perché si diventa obesi? Voglio dire, ditemi che c'è qualche guasto, io credo ci sia un guasto di qualche proteina, ditemelo. Allora, io in questa diapositiva possiamo notare, prima di dare la definizione di obesità, un bambino con alimenti, cibi, spazzatura e un vestito, diciamo, con pantalone e maglietta che raffigurano tutto il mappamondo, perché oggi l'obesità, appunto, è la malattia diffusa in tutto il mondo, non soltanto tra gli adulti, ma anche nei bambini, prevalentemente. Allora, l'obesità che cos'è? È la conseguenza, quindi, da uno squilibrio tra l'introito calorico e il dispendio energetico, cioè noi andiamo a mangiare di più rispetto al nostro fabbisogno calorico giornaliero. Sicuramente questa obesità che cosa provoca? Oltre all'aumento di peso, un disagio psicologico, ma anche uno sviluppo di malattie croniche, come abbiamo detto in parte tutte prima. Le cause quali sono? Possono essere sia ambientali e sociali, quindi cattive abitudini alimentari derivanti da influenze culturali, familiari, educazionali ricevute dall'individuo soprattutto durante l'infanzia. Ecco, e ribadisco come prima che c'è una scarsa informazione nell'ambito alimentare. Una vita troppo sedentaria, perché oggi si preferisce l'automobile rispetto a fare quattro passi a piedi. L'incapacità di resistere di fronte a una costante offerta di cibi ipercalorici. E qui sicuramente è già c'è anche un aspetto di alterazioni sul controllo fame-sazietà e anche il consumo di cibi e bevande da fast food. Biologiche quali sono? Sicuramente genetiche, quando già abbiamo genitori con un diabete mellito di tipo 2, quindi quello di cosiddetto diabete alimentare, che ci si può curare con l'alimentazione, e anche l'iperfunzionalità surrenale. Psicologici, quindi la dipendenza da cibo considerato come unica valvola di sfogo, l'alimentazione convulsiva e ansiosa dovuta a stress emotivi, depressione, insicurezza e inadeguatezza. Un'altra causa legata all'obesità è stato riscontrato appunto su questa proteina, la proteina GPR120. Questa proteina è un sensore che si trova sulla superficie delle cellule dell'intestino, del fegato, del tessuto adiposo e che funzione ha? Quella di monitorare i grassi assunti con il cibo. E si è visto che determina l'obesità nell'animale da esperimento e anche nell'uomo. Perché? Allora, questo studio è stato effettuato sia nell'università, all'istituto in Francia, nell'università giapponese e anche in due centri d'Italia. In questo studio sono stati presi appunto questi topi, si è visto, alimentati con una dieta ricca di grassi, si è vista la mutazione di questa proteina.
Allora, ed erano maggiormente esposti ad insulinoresistenza, lipogenesi epatica e altre, quindi un aumento del processo infiammatorio a carico del tessuto adiposo. Quindi da ciò, dai topi, si è passato anche a fare questo studio, quindi sugli uomini, e si è potuto notare, prendendo il DNA di uomini appunto obesi e normopeso, si è visto che c'era una mutazione di questo gene nei soggetti obesi, quindi c'è una maggiore avevano quindi un aumentato rischio di obesità che ha questa mutazione del gene GPR120, e non soltanto quindi provoca questa alterazione nel topo ma anche nell'uomo. Allora, questa obesità e il sovrapposio quindi sono vere e proprie condizioni associate a morte prematura, perché non sto qui a ripetere tutte le patologie che già abbiamo detto prima possono provocare, ma come si può risolvere questa obesità? Quindi l'obesità la possiamo sconvincere se si vuole, perché è una vera e propria malattia. Allora, inizialmente inizia correggendo le piccole abitudini alimentari. Io dico che non si può ottenere tutto e subito, ma piano piano si vince sia il sovrappeso che anche l'obesità, perché essere obesi sia provoca un disagio a livello psicologico, ma è una vera e propria sconfiggere l'obesità si riesce a riprendersi in mano la propria vita, perché è così. Allora, come fare tutto questo? Sicuramente cambiando le abitudini comportamentali, iniziando, se si mangia troppo, si introducono troppi carboidrati semplici, iniziare a dare privilegio ai carboidrati complessi, mangiando meno grassi, quindi mangiando meno zuccheri. Perché? Perché se mangiamo troppa frutta, troppi dolci e troppi grassi, senza l'assunzione di frutta e verdura, vengono assorbiti tutto, almeno in parte. Se mangiamo cibi grassi, introduciamo una giusta quantità di frutta e di verdura che contiene la fibra, e la fibra riduce l'assorbimento di questi grassi e di questi lipidi. Quindi non è rinunciare a tutto quello che ci piace, ma cercare piano piano di modificare le nostre abitudini alimentari. L'obesità così si può sconfiggere. Un'altra cosa importante per sconfiggere l'obesità sicuramente è associare, oltre al regime alimentare corretto, un'adeguata attività fisica, cosa che oggi non si fa. E soprattutto introdurre quotidianamente, ritorno, tutti questi alimenti in maniera corretta, in modo tale però che il dispendio energetico sia sempre maggiore rispetto all'introito calorico. Solo così possiamo mantenere uno stato di normopeso e un equilibrio, un benessere psicofisico, altrimenti è normale che si sfocia sia in una condizione patologica, quindi di obesità, e anche l'insorgenza di patologie metaboliche. Grazie. Quindi abbiamo capito qual era il guasto per l'obesità, e quindi vorremmo anche capire perché diventa poi impegnativo la gestione del paziente obeso dal punto di vista quando si è ospedalizzati magari. Allora, andiamo a vedere dunque il perché è così gravoso prendere in carico un paziente obeso. Allora, l'infermiere è ovviamente la figura professionale che ha l'occasione di conoscere meglio i pazienti rispetto alle altre figure professionali sanitarie. E nel caso specifico dei pazienti obesi o in sovrappeso, l'infermiere conosce i loro bisogni assistenziali. È per questo che appunto questi bisogni vengono manifestati durante l'arrivo in ospedale, il ricovero o comunque nel corso della loro degenza. L'infermiere raccoglie questi dati, li identifica, li valuta, li riporta nella cartella infermieristica e infine cerca di appunto soddisfare tutti questi bisogni per garantire una continuità assistenziale di qualità. Ovviamente facendo sì da registrare sia i miglioramenti che i peggioramenti o in ogni caso dei semplici cambiamenti. Ovviamente l'infermiere risponde a tutti i bisogni assistenziali, ad esempio il paziente obeso ha una maggiore difficoltà nel momento in cui deve curare l'igiene personale. Sappiamo che
è limitato nei movimenti, data appunto la sua massa corporea, e spesso anche per gli infermieri stessi è difficile arrivare in tutte quelle zone in cui, che appunto richiedono particolari attenzioni, come ad esempio il perineo, le pieghe del seno, le pieghe addominali e delle gambe, che soprattutto nei pazienti con forte obesità sono le zone dove più comunemente si possono sviluppare delle eruzioni, delle escoriazioni o arrivare anche a delle ulcerazioni, quindi a delle lesioni da pressione. Ovviamente la pelle e il corpo possono congestionarsi e quindi provocare anche ritenzione di liquidi, gonfiore dei tessuti, perdita di questi liquidi attraverso la pelle. Quindi non parliamo solo di un carico assistenziale gravoso perché il paziente obeso non si può muovere e quindi non può curare la propria igiene, ma perché da qui derivano delle complicanze serie. Infine diciamo anche che gli obesi spesso hanno anche bisogno di assistenza durante la deambulazione, quindi negli spostamenti, nella sistemazione a letto. Nel momento in cui noi ci troviamo con dei pazienti allettati, capite come sia molto più difficile poter dare assistenza. Ovviamente questo non è dovuto solo alla massa corporea del paziente obeso, ma è dovuto anche alle condizioni che poi sono appunto coadiuvanti, perché hanno delle patologie che possono essere cardiache, appunto respiratorie, associate alla patologia, perché l'obesità è una patologia, è inutile girarci intorno. Molti di questi soggetti soffrono di sindrome di apnea durante il sonno e quindi hanno anche bisogno di una respirazione assistita, quindi di attrezzature necessarie al fine di appunto assisterli nella respirazione durante il sonno. L'assistenza per questa tipologia di pazienti ovviamente quindi diventa molto sostenuta, proprio per le particolari esigenze che questi pazienti hanno, e non solo perché essi hanno delle difficoltà, ma perché anche il personale sanitario ha delle difficoltà ad assisterli, poiché ci vorrebbe non solo una delle adeguate tecniche operative o degli ausili meccanici e quant'altro, ma anche appunto avere delle particolari nozioni sul paziente obeso, perché non va trattato come un paziente normopeso. Ed infine perché vi sono necessità di, per questioni di sicurezza non solo della persona assistita ma anche del sanitario che si trova appunto ad assistere questo paziente, perché spesso ci ritroviamo, faccio il mio esempio perché parlo sempre per me in prima persona, ovviamente una ragazzina di 22 anni che si trova a spostare con la collega un paziente anche di 180 kg, capite che la schiena, c'è tempo due volte che io provo a muoverlo, mi si spezza. Quindi è normale che noi vogliamo garantire un'assistenza di qualità adeguata, ma è anche normale pretendere degli ausili sia per il paziente stesso, per la sua sicurezza, che per noi. Grazie. Grazie, grazie. Vedo che stiamo acquisendo tutti delle informazioni che ci arricchiscono dal punto di vista professionale. Infatti vorrei fare due citazioni breve. Una del mio idraulico, che dice sempre che si comincia da una goccia. Un altro, una citazione di qualcuno che magari conoscete meglio, che diceva che noi siamo sempre una goccia che riempiamo un mare, ma se non ci fossero le nostre gocce, il mare non ci sarebbe, è Maria Teresa di Calcutta. Oggi siamo gocce di tutto questo. E poi mi domando un'altra cosa, tanto per essere in ambito di citazioni. Mens sana in corpore sano, lo diceva Giovenale. C'entrerà forse il fattore neotrofico?
Ok, quindi perché mens sano in corpore sano? Come diceva Francesca, è una locuzione latina appartenente a Giovenale, il quale si credeva ai tempi, infatti l'uomo avrebbe dovuto pregare gli dèi però per ottenere la sanità dell'anima e la salute del corpo, come se non fosse una cosa propria. Al tempo gli dèi facevano tutto, anche la pioggia facevano scendere. Oggi però sappiamo che cosa, l'attività fisica può influenzare alcune funzioni neuropsichiche, come appunto dicevi e come l'hai ben detto, il fattore neurotrofico, il BDNF. Quando oggi parliamo di sana alimentazione sentiamo spesso dire devi fare però almeno 30 minuti di camminata all'aria aperta, 45 minuti immerso nella natura, riposati, fai una camminata a passo sostenuto, aumenta l'attività cardiaca. Quindi è noto come 45 minuti di camminata a passo veloce e quindi la contrazione muscolare che ne consegue aumentino i livelli locali di alcune sostanze. Ovviamente qualsiasi cosa accade nel nostro organismo determina una cascata di eventi, una cascata di reazioni. Quando appunto facciamo dai 30 ai 45 minuti di camminata a passo veloce, si aumentano i livelli locali di sostanze come acidi grassi, quali l'anandamide, e alcuni fattori insulinosimili, quali l'IGF-1. Questi arrivano poi attraverso il circolo ematico e raggiungono il sistema nervoso centrale. Cosa fa nello specifico il fattore insulinosimile di tipo 1? Una volta arrivato al livello del sistema nervoso centrale, incrementa la sintesi di questo BDNF. Questo a sua volta è in grado di promuovere quindi lo sviluppo e la differenziazione delle cellule del sistema nervoso. Quindi un aumento della sintesi del BDNF si traduce in un aumento dell'attività mnemonica, delle attività cognitive della persona che appunto sta svolgendo questi 45 minuti di camminata. Quindi il BDNF è responsabile della crescita neuronale, stimola la plasticità sinaptica, promuove la creazione di nuove connessioni tra neuroni, intervenendo a livello cognitivo su apprendimento e memoria. Quindi il soggetto che diceva prima la dottoressa Capula, il Vata, di questi problemi un po' ne ha considerando la sua sedentarietà. Grazie. Benissimo. Ora, giustamente, parlando di diete, cosa ci viene in mente? In mente che tutti nella nostra vita ci siamo approcciati a un modo di dieta, ognuno per qualcosa che gli compete, per ingrassare, per dimagrire, per restare in forma. Ma ahimè, la maggior parte andiamo incontro a fallimenti. Ho detto andiamo, mi è scappata. E quindi che subentra? Subentra la paura del fallimento. E qui quindi vorrei sapere perché, il perché falliscono queste diete. La risposta è semplice, perché molto spesso si sbaglia l'approccio alla dieta. Ok, va. Diciamo che l'approccio è più alla lasagna. Vi parlerò un po' dei 7 errori più comuni che vengono commessi e che comportano poi il fallimento della dieta stessa. Il primo è l'effetto trasgressione. Più una cosa mi è vietata, più la desidero. Quindi è appunto il desiderio irrefrenabile che nasce dal divieto che ci siamo autoimposti. Arriviamo ad un punto in cui non riusciamo più a resistere e quindi allentiamo l'atteggiamento rigido che abbiamo di divieto assoluto nei confronti dei cibi calorici e ci lasciamo andare. Quindi è proprio la voglia di trasgredire. Questo ovviamente comporta il fallimento della dieta stessa. Un altro è l'effetto condanna. C'è il cosiddetto successo apparente. Inizialmente seguo la dieta, perdo peso, però alla fine poi non riesco a mantenerlo. Quindi praticamente questo tipo di soggetti vanno ad sperimentare il cosiddetto effetto yo-yo, cioè degli sbalzi tra successo, soddisfazione, fiducia in sé perché si è riusciti a raggiungere il peso ideale e poi di nuovo abbassamento del tono dell'umore, la delusione di non essere riusciti a mantenere quel peso forma. L'altro è l'effetto di evitamento. Questo qua è importante perché può essere un fattore predittivo nello sviluppo di un'anoressia, evito tutte le situazioni che mi possono portare a sgarrare la regola, a sbagliare, ed evito anche situazioni sociali, quindi se per esempio mi invitano al ristorante non ci vado, così non ho degli stimoli che mi possono portare a sgarrare con la dieta. In questo caso appunto il peso forma, il peso ideale è centrale nella valutazione della persona. L'altro è l'effetto ribellione, quindi devo consumare più di quanto assumo.
per cui questa tipologia di soggetti segue la dieta e se mangia qualcosa in più si sente in dovere di effettuare molto esercizio fisico. Questo però lo porta ad entrare in un circolo vizioso, perché più mangio, più esercizio fisico svolgo, mi porterà poi ad avere un crollo. E questo qua, questa situazione mi porterà poi ad abbandonare sia la dieta e a stare male, sia dal punto di vista emotivo, sia dal punto di vista fisico. L'effetto idraulico invece fa riferimento al vomito autoindotto. Questo qui lo troviamo nei pazienti anoressici, cioè l'illusione di poter mangiare tutto perché attraverso la condotta di eliminazione eliminerò tutto, appunto, e riuscirò a mantenere il peso forma. L'ultimo è l'effetto delega, le cosiddette pillole magiche, cioè di fronte ad eventi che non sono in grado di gestire mi affido a dei fattori esterni, quindi per esempio assumere le pillole dimagranti senza dover seguire la dieta, mangio quello che voglio, prendo questa pillolina e magicamente, magari anche durante la notte, perderò peso. Quindi sono questi oggetti magici in grado di proteggerci e renderci forti. Ovviamente conoscere gli effetti, gli errori più comuni è importante perché ci potrebbe aiutare a non commetterli, ecco, ad evitarli. Ovviamente tenendo sempre in considerazione il fatto che bisogna affidarsi a persone competenti che ci possano seguire durante il percorso dell'alimentazione, della dieta e ancor di più se già siamo affetti da determinate patologie che riguardano il comportamento alimentare. Grazie. Perché quindi non farlo? Perché non ricorrere quindi agli esperti? Perché ricorrere sempre ai ciarlatani? Perché fotocopiarsi le diete dell'amico, dell'amica, compagno, del marito, della moglie? Poi andiamo incontro a questo, si va incontro a questo. Ma un altro perché, che è in ultima battuta, è un perché a questo punto io dovrei utilizzare l'Ayurveda. Perché dovrei utilizzare il cibo a mo' di meditazione? Allora, nella Ayurveda sono presenti vari metodi, vari modi per utilizzare il proprio corpo, fare un lavoro su se stesso. E una delle cose che indica questa disciplina è proprio la meditazione. La meditazione significa semplicemente nulla di trascendente, ma meditare significa fondamentalmente essere presenti in quello che si fa. Quindi anche il momento in cui io mi approccio seduto sulla sedia per iniziare a cibarmi, secondo la Ayurveda ha una sua valenza importante. Perché? Perché in quel momento io divengo protagonista del mio agire, quindi non sto seduto, inizio a mangiare guardandomi la tele o incominciando a parlare con gli altri, eccetera, e quindi non sono presente in quello che faccio. Intanto, per quanto riguarda il processo del meditativo del cibo, un elemento importante, secondo me, che in fondo, se noi pensiamo, come dicevo prima, anche i nostri nonni rispettavano questa regola, era quella di cibarsi degli alimenti del luogo. Infatti, secondo la Ayurveda, non ha senso che io mangio qualcosa che mi viene da un altro paese. Perché? Perché non ha la vibrazione che ha quando io la faccio nel giardino di casa mia o del luogo. Quindi è importante che cosa? Alimentarsi con alimenti freschi, quindi introdurre alimenti freschi, quindi non è certo per il surgelato o per conservanti, no?
quindi alimenti con conservanti, ma fondamentalmente, dato che il cibo si associa alla medicina, io mangio quel poco che mangio, quindi è importante la qualità e non la quantità. Quindi a me non serve niente mangiare qualcosa che è stantio di giorni quando non ha più quella forza vitale che ha l'alimento. Ma in fondo basta pensare, uno può sperimentare andando vicino a un albero di frutta, basta raccogliere un frutto e percepire che il sapore del frutto che stai mangiando rispetto a quello che magari prendiamo al supermercato che arriva chissà da dove e che mangiamo dopo tanti giorni. Questo è uno degli elementi importanti. Poi l'altro elemento qual è? È quello di approcciarsi al cibo con in una condizione ieratica. Ritorniamo sempre al punto iniziale dell'importanza di come assumere anche fisicamente alcuni atteggiamenti ieratici. Ecco perché, ad esempio, io mi siedo a tavola, non avrò quell'atteggiamento ingobbito, no, tutto cascante. Perché? Perché anche il sistema dell'alimentazione che scende, anche il sistema digestivo, ha meno difficoltà e quindi io avrò meno sonnolenza, meno gonfiore, meno pesantezza, mi accorgo che mi arriva prima il senso di sazietà e quindi magari rispetto a quello che si consiglia nell'Ayurveda, quello di introdurre 2/4 di cibo, 1/4 di liquido e il resto rimane vuoto. Rimane vuoto, a me piace sempre ricordare questa valenza simbolica che dalla Ayurveda, che dice bene, il vuoto che lasci serve alla divinità. Mi piace molto pensare questa cosa. E quindi fondamentalmente io mangio seduta ieratica, sono presente a me stessa, nel senso che cerco di non essere distratta dai famosi computer o telefonino o cellulare o televisore e poi cercare di inserire nel piatto, non è tanto importante la quantità ma la qualità, quindi in un unico piatto, di solito nella Ayurveda si usa molto l'unico piatto, ed è il piatto dove contiene una parte di cereali, una parte di proteine, una parte di verdura a mezzogiorno cruda, perché si ha più difficoltà a digerire, quindi è preferibile inserirla a pranzo e non a cena, e poi una quantità di semi e di spezie. Perché? Perché in India ci si cura molto con le spezie e con i semi, tant'è che ormai anche da noi io sento molti medici che consigliano ai pazienti di prendersi le compresse di curcuma o di mangiare zenzero, proprio perché è stato ormai verificato il fatto dell'importanza di come la curcuma diventa un antinfiammatorio e lo zenzero un antibiotico, è paragonabile. In ogni caso, inserire questi tutta una serie di colori, no? Perché? Perché ogni alimento che esiste in natura ha un suo motivo, perché ha un suo colore, un suo sapore, una sua forma. Infatti si sviluppano molto, si potenziano molto quando si mangia con consapevolezza i sensi. Quindi il nutrimento dei sensi significa che anche gli occhi si nutrono, anche la condizione del mio odorato e la condizione ad esempio anche del gusto. Il gusto come si potenzia? Andando a rendere liquido ciò che io ingerisco solido. So che è una cosa, no? Sembra perché allucinante. Perché io la devo interrompere? Perché sì, siamo arrivati alla fine. Perché lei, noi, perché ha dato qualcosa di non convenzionale a ciò che è tradizionale e scientifico. Perché abbiamo modulato così questo convegno? Perché ci è venuta questa idea pazza e perché non è qui il presidente, il dottore Casile, dell'associazione? Voglio dire, tutti questi perché e tutte queste domande, naturalmente non è finito qui, ci sono state tante altre cose che non abbiamo potuto né menzionare né allargare, ma questo non è un fallimento, questa è una cosa invece bella, perché noi non vi vogliamo mandare a casa soddisfatti, ma vi vogliamo mandare a casa curiosi. Curiosi perché oggi vi hanno dato qualche cosa di diverso. Perché non ringraziarle, questa rosa femminile a caso,
con le quali ci siamo trovate subito bene, non ci conoscevamo nemmeno, non è stato per niente precostituito il tutto. Naturalmente gli argomenti prevedevano una scaletta tanto per essere più, voglio dire, proponibili. Però vi garantisco che gli interventi sono stati molto spontanei. Ecco perché abbiamo scelto col dottore Casile questa modalità di convention, diversa dalle altre, a mo' di talk show, a mo' di salotto. Se c'era Lemme c'era, era un ring, non c'è stato. Io voglio dire una cosa e poi lascio la parola, come giusto, al presidente dell'associazione culturale, che ringrazio di avermi dato questa opportunità. Io ho un motto che mi segue dal punto di vista professionale, non voglio dire dal punto di vista di personale, ma professionale. Se io e il dottore Casile veniamo qui e portiamo una mela ciascuno, ce ne andremo con una mela, io la sua e lui la mia. Ma se io e il dottore Casile veniamo qua con un'idea io e un'idea lui, andiamo a casa con due idee io e due idee lui. Quindi oggi noi ce ne andiamo a casa con tante idee, perché ce le siamo scambiate. Non resta l'unica idea di quando siamo entrati da quella porta. Hanno detto tutto, quindi non devo aggiungere molto. Non avevo notato che erano tutte donne, quindi insomma, vabbè, non succederà più così, basta. Soltanto i ringraziamenti a voi per essere sempre vicini a noi, ovviamente a tutte le relatrici, una più brava delle altre. La nostra forza, diceva Francesca, è quella di rinnovarci spesso. Questo è stato un modo diverso per fare un corso in maniera diversa. Speriamo di avervi appassionato anche con la medicina non tradizionale, con cui abbiamo giocato e scherzato con la collega mentre preparavamo. Voi vedete sempre la parte finale dell'evento, ma per fare un evento del genere ci sono giorni e giorni di preparazione. Quindi io finisco semplicemente ringraziando tutto lo staff dell'associazione che è sempre presente, quindi che voi vedete poco ma che ci sono, cioè Gianni, Antonio, Giusi, Katia, c'è Patrizia, poi ci sono lo staff locale, quindi abbiamo Assanto che si presta sempre, a Yolanda che si prestano sempre a organizzare i corsi qui sull'area agricanica. Studio 95 ormai è diventato il nostro partner ufficiale, quindi insomma ci potete sempre rivedere, perché il nostro congresso poi viene sempre trasmesso. Francesca per l'impegno che ha dimostrato. Ringraziamo anche gli sponsor che abbiamo avuto fuori. Avete visto da un lato il professionale, quindi avete visto la Disposan che vi ha fatto vedere dei presidi per chi purtroppo non riesce più a mangiare in maniera naturale, ed è stato anche un piacere vedere per chi ha delle intolleranze alimentari. Abbiamo avuto il Benessere Senza Glutine, la loro piccola botteguccia, che hanno fatto vedere comunque anche per loro ormai mangiare è una questione anche di gusto. Quindi grazie a tutti, ci rivediamo a settembre con i prossimi corsi. Grazie.